Però anche la comunità deve avere come obiettivo l'umano, cioè deve rivolgersi a guardare il singolo umano, quindi anche la biodiversità, questa umanità. Quindi se in una comunità è piena di persone che hanno cura di mangiare lentamente, dobbiamo, secondo me, accendere un faro sul fatto che stiamo perdendo la biodiversità in quanto ad agricoltori. Può sembrare così una voce fuori dal coro, ma purtroppo è così. Si stanno estinguendo, cioè io lo vedo. E c'è uno strabismo molto forte, molto, diciamo, per chi come me fa questo mestiere e c'è dentro è fastidioso, nel senso che c'è una grande parlare, una grande retorica, una grande morale su tanti temi come appunto il chilometro zero, il territorio, il cibo buono, i contadini. Però poi alla fine le piccole aziende che vogliono veramente fare questo sono coloro che non sono i destinatari degli aiuti. Questa è una realtà. Io provo a lanciare questi messaggi sempre, però cadono sempre, cioè la gittata è sempre poco, diciamo, profonda. Purtroppo è la verità, nel senso che se noi siamo appassionati a sederci e mangiare bene, lentamente, cose buone di qualità, dobbiamo avere cura dei nostri agricoltori. E tutte le misure che vengono dall'Europa servono a tutti fuorché ai piccoli agricoltori. Questa è una realtà, è una verità. Qui abbiamo un ragazzo che si chiama Francesco Gentili che come me, bene o male insieme, lui fa un orto qui a Ascoli. E noi ci siamo messi un po' in rete, io come Francesco, come altri, per aiutarci, per capire come fare un certo tipo di agricoltura, un'agricoltura che è molto intuitiva, nel senso noi non vogliamo andare a comprare prodotti che servono a puntellare, a stampellare, diciamo, quello che produciamo come cibo, perché per noi l'agricoltura è cibo. Però per farlo bisogna fare una grande ricerca, un grande sviluppo, un grande lavoro. Questa ricerca e questo sviluppo nella grande distribuzione organizzata è pagato, ma ai piccoli no. Non so se capite la portata del problema. Noi nei nostri fallimenti ci portiamo tutto il bilancio della nostra piccola azienda, mentre la grande distribuzione organizzata c'ha dietro una macchina che fa leva anche su delle istituzioni come le università, come gli enti di ricerca, come le fondazioni, che a noi non ricade, non ci alimenta. Ecco, questa è una cosa che secondo me una comunità come quella che sta lasciando deve un attimo accendere un faro, perché sennò poi alla fine ci sono tante persone che vogliono condividere cibo buono e lentamente, ma non ci sta chi lo fa. Il cibo si fa nel campo. Cioè, io qui conosco tra di noi un grandissimo uomo di ristorazione che ci sa dire quanto si può fare grande cucina solo con materie prime di un certo tipo.